vuole un po' portare i graffiti all'interno dell'università e in un contesto appunto istituzionale, però in un'università d'arte. Quello che ho pensato di fare è creare un ciclo di incontri in cui si vedessero tre diverse tipologie di aspetti dei graffiti. Quindi partiremo un po' da una questione locale parlando dei graffiti a Padova, e per questo ho invitato Yama, che è membro degli EAD di Padova e che fa graffiti da circa 20 anni. Poi avremo la seconda conferenza che riguarderanno più che altro le associazioni di graffiti, quindi avremo Hologram e Urban Code, Hologram di Padova, Urban Code che è sede a Mestre, e quindi in realtà anche sulla promozione della creatività urbana, e parleremo anche un po' del Meeting of Styles in Italia. Per finire poi con l'ultima conferenza in cui ho invitato Dado di Bologna, lui è un writer storico dell'SPA, in realtà vedremo più che altro la situazione italiana e anche un po' una sorta di teoria del writing. Volevo dire che sto facendo questo ciclo di conferenze, devo ringraziare molte persone che mi stanno sostenendo e il professore Luis Valls che ha creduto fin da subito nel progetto e mi ha dato la disponibilità di farlo, gli assistenti del corso che sono Chiara Micerizzi e Alessandro Laita, e poi anche alcuni miei compagni che mi stanno aiutando, tra cui Valentina Pace che sta facendo i video, che poi andranno sul blog, e Maria Giovanna Virga che invece farà le foto. E volevo dire anche che appunto ho aperto un blog contemporaneamente a questo ciclo di conferenze in cui trovate tutte le info sulle conferenze, ma anche in generale film storici sui graffiti e altre informazioni varie, e alla fine ci sarà una sorta di conclusione a questo ciclo di conferenze, vale a dire un PDF in cui vi saranno un po' quello che è stato detto durante le lezioni e che sarà gratuitamente scaricabile da chiunque all'interno del blog. E questa conferenza sarà un po' in italiano, un po' in inglese, sarà principalmente in italiano, ma ogni tanto magari farò un sunto della situazione. Allora, diamo il benvenuto a Yama, sono davvero felicissima di averlo qui. Lui è un artista che fa graffiti da circa 20 anni, ha iniziato nel 94, e fin da subito si è avvicinato un po' a quelle che erano le banche a Padova, e dopodiché ha iniziato a frequentare anche la crew degli EAD. Quindi ciao Yama. Ciao a tutti e grazie ai presenti di essere venuti, la presentazione è già stata fatta. Bene. Allora, quello che volevamo dire, noi ovviamente ci addentreremo soprattutto sui graffiti a Padova e sull'evoluzione stilistica di Yama, quindi tramite il suo lavoro vedremo anche quello che è stato fatto dagli altri artisti, però ovviamente volevamo dare anche un'infarinatura di quelli che sono i graffiti, perché prima di parlare di quelli di Padova è giusto che chi non ha conoscenza con questa disciplina almeno sapesse un po' i capisaldi, che cos'è e chi sono i primi artisti che l'hanno fatta. Quindi vediamo la prima presentazione. Questo tra l'altro è uno dei suoi ultimi lavori di cui parleremo poi. Allora, cominciamo e partiamo dicendo che i graffiti nascono all'incirca alla fine degli anni 60, si iniziano a vedere New York, ma quello che è stato fondamentale è stato Taki 183, che è apparso in un articolo del Times che qui vedete, chiamato Taki 183 Spawns Pen Pals, in cui sostanzialmente lui andava in giro per i quartieri di New York e si taggava, faceva la firma. Quindi da subito si vede come in realtà ci sia l'importanza della firma e del nome, e Taki infatti deriva dal suo nome, lui era di origine greca, 183 era il numero della strada. Quello che voglio far presente da subito è che quando si parla di graffiti si parla di nomi, di stili e di lettere, a differenza di quello che invece è la street art, che è un approccio totalmente diverso. Quindi nel 1972, questo è un testo che ha scritto Baudrillard, appaiono i primi graffiti a New York, anche se in realtà Giulio 204 è la fine degli anni 60, che iniziano prima dai ghetti di New York e dopodiché vanno anche su quelle che sono le arterie di comunicazione, vale a dire la metropolitana, i bus e appunto facendo queste scritte. Che cosa fondamentale non erano né di formazione politica né anche di tipologia pornografica, e questo secondo me è un accento su cui bisogna porre l'attenzione quando si studiano i graffiti e quando anche si vogliono
spiegare i graffiti alle persone, perché io oggi non vorrei parlare qua ancora della nostra questione se sono vandali o no, perché siamo in un'università d'arte, spero che insomma questa cosa sia stata superata. E cosa importante, si parla di nomi, di stili e di lettere. Quindi partiamo dai primi libri, in questo caso I'm talking in Italian because the slides are in English, so it's okay if I'm speaking Italian, then later I will make a translation. So questa è The Fate of Graffiti del 1974, che vede le fotografie di John Nahr accompagnate dal testo di Norman Mailer. Quello che è stato interessante è che l'idea iniziale era stata di John Nahr, che è questo fotografo che andava in giro per i ghetti di New York e fotografava le scritte, quello che vedeva. Ad esempio questa foto che vedete di bambini era perché lui stava fotografando le tag in questa zona della metropolitana. Loro gli fanno: tu che cosa stai facendo? E loro gli hanno detto, e lui gli ha detto: sto facendo un libro sui graffiti. E allora loro fanno: ah, noi siamo dei writers. E quello che è stato interessante è che erano dei bambini. Poi in una conversazione, quando parlano con K161, che era uno dei primi tagger di New York, sostanzialmente gli chiedono qual è per lui l'essenza dei graffiti, e lui dice: l'essenza è il nome, cioè il nome è la fede dei graffiti. E tra l'altro il titolo del libro doveva essere Watching My Name Go By, e questo è molto importante per il rapporto con i treni e le metropolitane. Dopodiché abbiamo il famosissimo Subway Art di Martha Cooper e Harry Chalfant del 1984, in cui quello che è interessante è che loro due si sono conosciuti facendo foto di graffiti. Cioè in realtà Martha Cooper aveva un approccio totalmente diverso da quello di Harry. Martha Cooper prendeva anche la situazione urbana, quindi tutto il paesaggio, mentre Harry tendeva a fare focus sul pezzo e basta. Quindi poi in realtà è stato mettere insieme entrambi gli aspetti dei fotografi che è nato questo libro. Dopodiché abbiamo la versione europea, che è Spreken Art, in cui sostanzialmente Harry Chalfant insieme a James Prigoff, in cui raccolgono testimonianze da writers di tutto il mondo, ovviamente partendo da New York, poi vedono anche Filadelfia, affrontando anche un po' la questione se i graffiti fossero nati prima a New York o Filadelfia, e appunto però vedono anche Londra, Parigi, eccetera. Questa è la copertina del libro, e qui invece vi ho messo il muro completo, in cui vediamo Mode 2, che è questa parte qui, mentre il lettering è di Bandeau, che era un artista francese. E Mode 2 è di origine delle Mauritius, però in realtà vive a Londra, si forma lì, e mentre Bandeau è francese. E Mode 2 poi, finito il liceo, le scuole superiori, va appunto in Francia, dove inizia a lavorare con Bandeau. Dell'83 invece è il film Wild Style, che è uno dei primi film, in questo caso è un film narrativo, in cui però all'interno ci sono dei veri writers. Mentre nel caso di Style Wars è più che altro un documentario su quelli che sono i graffiti e la cultura hip hop, sempre fatto negli stessi anni, come vediamo in realtà gli anni 80 sono fondamentali per affrontare bene la disciplina. Adesso vi mostro qualche artista tra i primi, allora tra i primi vi faccio vedere Dodi. E quello che è interessante, questo qui ad esempio è una foto che gli ha fatto Martha Cooper. Allora, Dondi è uno dei primi che affronta il lettering, ma soprattutto quello che per lui era interessante era che le persone fossero in grado di leggere esattamente le lettere. Infatti vedete che qui è chiaramente leggibile. Quindi vediamo come la lettera stia diventando molto importante. Poi vi faccio vedere Lady Pink, perché è una delle prime writers donne, tra l'altro lei era anche nel film Wild Style, e questo è un suo lavoro dell'83, mentre questo che è un lavoro più recente dedicato a Tupac, che ho voluto mettere, perché vabbè, è anche una mia fissa, in realtà Tupac, ma soprattutto perché lei comunque tendeva a fare queste dediche, cioè l'aveva fatto anche ai Beatles e anche a John Lennon, anche a Yoko Ono l'aveva fatta a suo tempo. Adesso parliamo di quella che è l'outline, cioè fino ad ora vi ho parlato di tag, di firme, ma in realtà i primi veri graffiti si vedono con Super Cool 223, in cui lui crea l'outline del pezzo. Quindi mettere l'outline è un aspetto fondamentale per poi arrivare a quello che è lo studio del lettering e del graffito. Ed è vedendo lui che poi tutti gli altri writers si sono ispirati e è iniziata l'evoluzione della lettera.
gesture con cui passiamo allo stile softy, quindi vuol dire l'allargamento della lettera, renderlo morbido, al mumble, e si dice che lui sia anche il primo che abbia fatto il wild style, che vale a dire l'utilizzo delle frecce. Cosa molto interessante, tra l'altro, perché ne avevo parlato anche con Dado di questa cosa dell'utilizzo delle lettere, e lui diceva che, delle frecce, scusate, e lui diceva che ad esempio a New York, vedendo appunto tutti questi cartelloni, tutte queste frecce, in realtà derivasse proprio da quello l'utilizzo del wild style. E poi andiamo in Europa, quindi con Lokis. Questo è un artista che vi voglio far vedere perché è fondamentale anche per capire il lavoro di Yamma, in cui si inizia a vedere una tipologia europea del writing e quello che è appunto lo studio del movimento. E poi andiamo allo stile 3D. Quindi parliamo di Daim, che vi mostro velocemente, lui è di Amburgo, e poi vorrei farvi vedere Delta, lui è di Amsterdam. E quello che mi interessa, vabbè, Delta è fantastico, fa stile 3D, ma è molto interessante secondo me vedere un po' anche l'associazione che poi ci farà anche Zez, che è un altro writer, sempre olandese, anche lui è molto interessante, diciamo, in questa struttura architettonica della lettera. Vi presento il primo saggio, il primo vero saggio che è stato fatto, del 1975, che è di Baudrillard, e tra l'altro quando si studiano i graffiti, anche i libri di graffiti, molto spesso si vede un'analisi storica, non molto un'analisi critica e un pensiero di quello che sono i graffiti, mentre nel caso di Baudrillard, diciamo, è stato uno dei primi saggi molto interessanti in cui ha tentato di spiegare i graffiti. E vi riporto velocemente un po' la teoria dei graffiti come tattoo e della città come corpo, in cui sostanzialmente lui dice che i graffiti cambiano la città e praticamente gli angoli e anche, diciamo, tutte le arterie, quindi vuole dire i bus e la metropolitana, e li trasforma in un corpo. E quindi praticamente lui sostanzialmente ritiene che la città diventa una sorta di corpo e il graffito diventi un tattoo e che la cosa diventi sostanzialmente indissolvibile. E tra l'altro lui comunque ritiene ci siano due tipologie di recupero dell'oggetto dei graffiti, vale a dire una che può essere quella in cui lo si vede come arte e una in cui si vede come richiamo dell'identità. E alla fine vi anticipo un po' quella che è la teoria di Dado, ma la vedremo molto bene con lui quando verrà al terzo appuntamento, in cui lui sostanzialmente ha scritto anche una tesi per spiegare questa teoria, ha fatto un lavoro incredibile, e lui dice che il writing è una disciplina artistica che si basa su tre livelli. Il primo è il posto, quindi vuole dire sia la strada, ma in realtà la città, quindi la città diventa il supporto con le sue arterie, quindi vale a dire treni, metropolitane, autobus, eccetera. Il secondo aspetto interessante è la tecnica, quindi significa la bomboletta spray e gli indelebili, e la terza invece è il soggetto, quindi lo studio della lettera, la calligrafia e così via. Quindi direi che abbiamo fatto questa premessa un po' per introdurvi anche al significato dei graffiti, direi che a questo punto possiamo parlare con Yamma, che è l'ospite di oggi. Io sono felicissima di averla qui con me e quindi direi di cominciare. Okay. Allora, facciamo subito una domanda per rompere il ghiaccio. Ovviamente poi siete invitati a intervenire, a fare domande, se avete qualche dubbio, qualche curiosità, io comunque ho anche moltissime foto. Quindi quando e come hai iniziato a fare graffiti? Io ho iniziato negli anni 90, a cavallo tra il 94 e il 95, nel periodo in cui i graffiti cominciavano a apparire in Italia. In realtà in Italia sono apparsi tra l'89 e il 91, e ho iniziato spinto dalla curiosità rispetto a quello che vedevo nella mia stessa città e rispetto a quelli che erano i primi protagonisti della scena padovana, in primis direi Gucci. Race e Joyce, per fare alcuni nomi. Era un periodo molto diverso da quello che può essere il periodo attuale, nel senso che
Oggi chiunque si voglia informare su quello che sono i graffiti e su quella che è l'evoluzione, e su quelli che sono le tecniche e i dogmi di questa disciplina qui, può farlo attraverso molti strumenti, molti libri di testo e molto materiale online. All'epoca invece c'era soltanto la curiosità e l'emulazione, lo studio di quello che avveniva nel proprio territorio. L'unico testo più famoso era Savoy Art, Sprecan Art, ma in realtà io, assieme ai ragazzi che ho cominciato a dipingere, sono partito rispetto a quello che vedevo nella mia città, particolarmente le tag, che per me erano molto, molto affascinanti, nel senso che la linea di una firma acquisiva dei movimenti quasi magici ai miei occhi. E niente, mi sono messo in gioco proprio spinto da una voglia di emulazione e da una curiosità e dalla voglia di creare qualcosa di mio, di dare un'interpretazione rispetto a ciò che già vedevo. Questo, il pezzo che vediamo in foto in realtà non è proprio uno dei primissimi, è un esercizio di stile. Sì, risale al 95. Il primo, io sono partito in maniera molto autodidatta, quasi da ignorante, perché a me tiravano molto le forme e quasi non sapevo neanche il collegamento tra graffiti e nome, quindi le prime esperienze sono state di puro vandalismo, ma dove mettiamo insieme delle lettere e delle figure prima di passare a un vero e proprio studio delle lettere che compongono il nome. In questo caso qui ho già approcciato a uno stile basato sulla linea curva, che è quello che poi mi caratterizza anche adesso. E questa parete particolarmente era proprio l'appropriazione di uno spazio urbano che si era creato in seguito alla demolizione di un edificio. Non c'era, in quegli anni lì non c'era nessuna istituzione che poteva venirci incontro, perché era comunque considerato un esploit giovanile e non aveva nessun credito artistico presso gallerie o istituzioni. Grazie a te. Dato che hai nominato Bughi, Zagor e i primi artisti, mostro un attimo velocemente alcune foto, in realtà dicendo che tra i primi a fare i graffiti a Padova è stato quello che poi è diventato Candy Random, che in realtà inizialmente si faceva chiamare Crazy, e anche Bughi. Qui abbiamo delle foto di Crazy in cui lui aveva praticamente 13-14 anni, era giovanissimo. E quello che era interessante è che i ragazzi a Padova hanno iniziato a radunarsi, diciamo a trovarsi quelle che erano chiamate le banche, ma quello che è stato molto interessante è stato anche l'approccio che Rusty ha dato ai graffiti. Rusty è un writer di Bologna che era venuto a Padova per fare il servizio di levabilità. E quindi in realtà, arrivando poi a Padova, ha visto le banche, ha visto i ragazzi che c'erano e quindi ha dato anche un po' l'input. Questo è un lavoro di Bughi del 1990 e lui è stato uno dei primi a fare graffiti e sostanzialmente inizialmente faceva soprattutto stile figurativo, vale a dire faceva puppet. E questo invece è Zagor, che aveva sempre nominato Yama, questo è un lavoro del 1990, e Zagor in questo caso era molto divertente, l'aneddoto che mi aveva raccontato, perché l'aveva fatto per il patronato, in questo caso era stato il prete a dargli i soldi per gli spray, perché lui ci teneva molto, gli aveva detto mi piacciono tutti i graffiti, li ho visto, li voglio fare, e la cosa straordinaria è che Zagor aveva 13 anni qua. Questo è un altro suo lavoro e questa è la prima murata delle banche. Ma in realtà rispetto alla murata, a quello che hai disegnato in sé, non ho molto da dire perché non ero presente alla realizzazione. Dovrei parlare delle banche di Padova come un luogo fondamentale per tutta la scena hip hop del Veneto e oltre.
perché come accennavo prima, in quegli anni lì l'unico mezzo di studio delle discipline era il confronto con le altre persone. Le banche è uno spazio urbano che era stato praticamente conquistato da questi personaggi che si interessavano di discipline urbane, quali lo skateboard, quali la break dance e quali i graffiti. E, era sostanzialmente, ecco qui, era sostanzialmente un oasi felice, un punto di ritrovo dove la gente creava una situazione sociale legata alla passione e all'evoluzione di quelle che adesso sono discipline ben consolidate e ben conosciute, se solo pensiamo che ne so, MTV trasmette le gare di breakdance o le gare di freestyle, o che molti writer adesso sono degli artisti ben riconosciuti. Questa è stata veramente una palestra urbana e è anche un'ottima alternativa a quelle che potevano essere le altre soluzioni di aggregazione dell'epoca. Si parla anche di anni 90, si parla anche di una situazione in cui era molto ricorrente il tema dell'appropriazione di spazi, dell'occupazione. L'hip hop era un movimento molto spesso fuori dagli schemi della politica o da logiche di lucro. E le banche erano diventate un ambiente anche per la gente che veniva di fuori da Padova era fondamentale passare per conoscere, confrontarsi e quindi sapere che cosa stava avvenendo in realtà appunto per esempio nel mondo dei graffiti. Se io volevo capire che cosa stavano facendo a Bassano del Grappa o magari anche la stessa Bologna, e potevo passare là, incontrare altra gente, confrontare i miei bozzetti, conoscere altre persone, confrontarmi anche con chi praticava altre discipline per capire quella che era la spinta e la voglia di ricerca. Nessun occhio puntato al mondo dell'arte o al profitto, come
proprio non c'era una visione di questo genere qui, c'era soltanto la voglia dell'affermazione del sé e dell'evoluzione del proprio stile, quindi dell'indagine della propria potenzialità artistica. Però era una cosa totalmente gratuita, rivolta alla città e sì, rivolta a tutti. Poi diciamo anche che in realtà la caratteristica delle artiste è stata anche quella di avere sempre un rispetto per la città di Padova, perché la città di Padova è caratterizzata da questi edifici storici, da diciamo moltissimi monumenti. In realtà da parte loro non c'è mai stato volontà di taggare o di scrivere sui muri storici della città. In questo modo si è creato anche un rapporto di rispetto tra loro e le istituzioni, tant'è che poi ha portato ad alcune collaborazioni più avanti. Senti, ma dato che qui abbiamo il nome Scuola Antigua, ci spieghi un po' come è nata l'idea? È stata un'idea collettiva, ma un po' persa nella notte di tempo. Però piuttosto, se vogliamo fare un'analisi magari artistica della parete, qui compaiono quelle che sono poi le caratteristiche stilistiche che contraddistinguono la crew, quindi possiamo vedere la ricerca della tridimensionalità nel pezzo di Joyce, che è quello esatto, e poi una connotazione, un uso degli spray molto singolare, che è quasi un uso pittorico della bomboletta. E lo vediamo bene nel personaggio qui di Alex o nell'arte disegnata da Bubi, con questi personaggi fatti da mente. E questo come breve introduzione a quello che poi è lo stile portante di quello che attualmente gli artisti seguono, che è lo studio della tridimensionalità, ma accompagnato anche a una ricerca pittorica. Di occuparsi
che ognuno si occupasse singolarmente del proprio pezzo e poi dello sfondo che caratterizzava la composizione, ma di avere un'idea di base. E quindi qui abbiamo trovato un concetto quasi infantile, molto semplicistico, che quello di rappresentare una fattoria, abbastanza solo simpatico, ma appunto, ma perché sì, volevamo un attimo provare a vedere come sarebbero venuti fuori i pezzi con un contesto armonico unito, e l'escamotage più di tutti gli altri è stato quello di mettere questa staccionata lungo tutta la parete. E, un'altra cosa, un altro ricordo da dire rispetto a questa parete qui è che appartiene proprio a uno di quei muri praticamente conquistati, nel senso che non è un muro legale, nessuno ci ha dato il permesso di dipingere questa cosa qui, però è una cosa fatta totalmente alla luce del giorno, quindi c'era proprio una veramente una grande mancanza di rispetto nei confronti di quelli che poi erano i proprietari, però in realtà è stata accettata, sì, nessuno ha avuto nessun oggetto, niente, noi siamo andati lì, abbiamo fatto il nostro lavoro e basta, totale proprio alla luce del giorno e l'abbiamo portata a casa, insomma. Sì, sì, ci sono delle domande, comunque sentitevi liberi di farle. Allora io direi che adesso, dato che abbiamo parlato un po' di rapporto con le istituzioni, vi faccio vedere uno dei primi muri legali che è stato fatto nel 97 grazie a un bando di quello che non era ancora Progetto Giovani ma che lo è diventato dopo, che è questo festival True Blue del 1997 che è stato fatto a un parcheggio, si chiama il parcheggio di Via Sarpi, e questo è stato appunto uno dei primi lavori con le istituzioni. Ci terrei a farvi vedere Joyce, che per me è proprio un padre fondatore, perché è un po' colui che mi ha iniziato ai graffiti, e lo ringrazierò sempre di questo perché ha avuto un sacco di pazienza, lo andavo a casa sua, gli chiedevo di vedere i lavori, di vedere le foto, e lui mi spiegava, guarda che è importante il nome, è importante la lettera, è stato molto importante per me. E qui appunto potrete già vedere quella che poi sarà la sua evoluzione. Lui ha sempre lavorato sullo studio della lettera, sullo studio della lettera in 3D, quello che poi insomma verrà chiamato 3D, e che in realtà io poi studiando con lui, parlando con lui, poi ho chiamato un po' scultorità della TAG. Vi faccio vedere alcuni suoi lavori, questi sono molto recenti, sono degli anni 90. Anche questo qui, vedete come c'è una ricerca di tridimensionalità. E l'aspetto interessante è che proprio veramente in quel periodo si vedeva poco, ma poco in giro. E poi a questo punto direi che iniziamo a vedere un po' l'evoluzione stilistica di Iammo. Voi avete visto dei lavori che erano molto bidimensionali, a parte questo qui in cui si iniziava già a vedere. E poi direi che vediamo questo qui di Parigi. La Parigi è proprio quello. Questo qua dice. Questo qua. Ok, è intanto fondamentale che già l'abbia introdotto Joyce prima, che è un artista che lavora sulla modularità della lettera e fa del modulo proprio il proprio stile. E io ero partito da una base appunto molto più semplicistica e qui anche approcciandomi a quello appunto alla strada che aveva già passato Joy in primis, e comincio a fare degli studi di tridimensionalità su lettering, fondamentalmente dividendo a livello le colorazioni e mettendo dei gradini sulle lettere. Il colore non diventa più soltanto la decorazione della lettera, ma diventa una superficie, quindi ogni colore, in questo caso verde, giallo e rosso, rappresentano un livello che potrebbe essere quello di Photoshop, messo uno sopra l'altro per cercare di dare più solidità
più solidità alla struttura della terra. Questo anche per dire, per dare un aspetto anche più pittorico a quel pezzo e per integrarlo in maniera più coerente con lo sfondo. Sì? Ok, questo è sempre una delle evoluzioni del lavoro di gruppo, nel gruppo ED, nella fattispecie compaiono anche artisti provenienti da Udine e Bologna, e è un periodo in cui giocavamo molto a dare dei temi alle murate, e in questo caso è stato rappresentato una situazione simile all'inferno, quindi fiamme, personaggi un po' più demoniaci. L'evoluzione di quello che abbiamo visto prima rispetto a quello che poteva essere o il muro della fattoria o comunque anche la stessa parete che abbiamo visto precedentemente, e qui cominciamo a usare degli elementi che possono rendere coerente tutta la parete. Per esempio c'è la presenza di questa pergamena che parte, che dà il via alla parete e si conclude esattamente dall'altra parte, e poi ognuno col proprio stile tenta di collaborare e di inserirsi. Rispetto magari alle pareti che abbiamo visto prima, si possono anche vedere delineate, magari in Zagor o nello stesso Made o anche nel pezzo mio, le caratteristiche di studio tridimensionale del lettering inserito nel contesto della parete. Comunque qui sì, qui è una di quelle pareti dove si tenta di dare una coerenza collettiva al lavoro, quindi non più la divisione del singolo pezzo oppure la struttura cosiddetta a treno, pezzo figurativo, ma un mischiare della posizione dei singoli lettering e loro integrale nel disco. Faccio una domanda. Sì. No. Sono diverse situazioni. E in realtà nei graffiti la cosa fondamentale è la padronanza del proprio stile. Quindi in situazioni come queste, dove magari c'è uno sfondo definito, uno potrebbe studiare il proprio pezzo per adattarlo nella maniera migliore. Però andando avanti con gli anni, entrando più in confidenza con quelle che poi sono le proprie forme, perché fondamentalmente quello che uno disegna sul muro è l'espressione del sé trasportata in parete, si arriva a dei livelli dove fare il bozzetto non è più importante, dove comunque uno è talmente padrone del proprio stile che riesce ad adattarlo di volta in volta o a quelli che sono i temi delle pareti, e successivamente con lo studio dell'architettura dello spazio adattarlo in maniera armonica all'interno di un contesto urbano. Quindi visualizzazione della parete e anche improvvisazione. C'è caso a caso. Sono molto bravi, diciamo anche questo. Poi una cosa che appunto ci terrei porre l'attenzione è che appunto gli anni sono molto conosciuti per questo studio delle pareti e per questa composizione tra figurativo e lettering, ma anche appunto per queste pareti a tema, cioè loro sono i primi negli anni 90 che fanno questa cosa, e già nelle prime, tipo quella che mi ha fatto vedere nel 92, nel 95, già si vede quello che poi diventerà un po' la loro peculiarità, diciamo. E qui si inizia a vedere anche queste potrei dire che nel Brighton ci sono di volta in volta dei macro temi a livello internazionale,
quegli anni lì era un periodo in cui si studiava molto l'armonia delle pareti, perché si veniva precedentemente da un periodo dove si affrontava soltanto lo studio della lettera. Una volta che questo è stato indagato, c'è stato un periodo tra gli anni 90 e i primi anni 2000 dove si cercava un'armonia delle pareti, ma questo era anche un modo, in realtà noi siamo caratterizzati per questa cosa, ma non eravamo gli unici, è anche un modo per mettersi in confronto anche con la scena bolognese, di SPA che facevano dei grandissimi lavori, o la Creveria di Udine, era un confronto, il confronto del singolo si passava al confronto di squadra con squadra. Vogliamo parlare di questa parete? Sì. questa parete qui è una parete del 2000 ed è stata fatta al Parco Brentella di Padova ed è una parete che poi in realtà verrà fatta nuovamente nel 2007 nella terza edizione del Meeting of Styles che è stato tenuto a Padova e in questo caso ci sono veramente tutti Writers, vuoi dirci qualcosa? Beh, intanto mi piace molto perché sono legato particolarmente a questo sia come periodo che come composizione. È una delle prime volte in cui avevamo a disposizione determinate strutture per poter lavorare in maniera più professionale e con un piccolo budget abbiamo invitato i maggiori rappresentanti dell'intera scena italiana, possiamo vedere jazz del KNM, lo stesso Dado di Bologna, e comunque ci tenevamo a fare un evento collettivo che rappresentasse un po' il meglio della scena italiana. Il concetto di base di questa parete qui è rappresentare tra i livelli della natura, quindi abbiamo una prima fascia divisa fondamentalmente orizzontalmente, e una prima fascia che rappresenta il sottosuolo, poi c'è un livello terra e un livello di cielo, quindi uno era contestualizzato nel proprio ambiente. Vedendola adesso, devo dire, no, a me piace, nel senso considerato che ci lavorano, penso che siano 33 artisti, che sono tantissimi, e magari anche le scarpe per risultare caotica, mi rendo conto, però in realtà sono stati anche bravi. Ah, sì. Questo è un esempio, un pezzo di Joyce, di Arezzo, in cui si vede come a lui piace giocare con l'architettura, in questo caso lo sfondo è stato fatto da Mambo di Bologna, quindi vediamo anche come ci sia un po' una corrispondenza, vogliamo dire, tra Padova e Bologna, cioè molto spesso c'è stata questa collaborazione, soprattutto poi con Dado poi insomma, vabbè lo vedremo al terzo incontro, però tra di loro c'è un rapporto molto stretto, soprattutto tra Joyce e Dado, poi vedremo anche Capo di Venezia, Mestre, come ci sia appunto un rapporto tra di loro, anche un po' nello studio delle lettere e nell'approccio al writing, secondo me è molto simile. Rispetto a questa cosa qui, magari può essere l'occasione per sottolineare come il movimento del writing sia un'esperienza che è riuscita a fare network prima dei social network, nel senso che soltanto il fatto che diversi ragazzi da diverse parti d'Italia, del mondo anche, si mettessero a confronto nello studio della stessa disciplina ha portato a creare una vera e propria comunità prima che la tecnologia si incontri. I graffiti sono sempre stati una comunità molto in contatto e con dei codici direi che a questo punto iniziamo a vedere veramente l'evoluzione dello stile di Iano. Vuoi dirci qualcosa di questa parete? Sì, questo è un lavoro in cui è già un lavoro evoluto,
rispetto al discorso dei livelli che abbiamo visto prima. E questa parete è stata realizzata a Città del Messico, una delle prime esperienze in cui venivamo invitati a livello internazionale per rappresentare quello che stava succedendo in Italia, perché colgo l'occasione per sottolineare come poi gli stili dei graffiti rappresentano anche, cambiano da area geografica a area geografica, vanno sempre a caratterizzarsi in microstili. E qui io ero alla ricerca di un'evoluzione geometrica della lettera, e il discorso che abbiamo visto prima di mettere diversi livelli sulla stessa composizione, in questo caso mi ha giocato anche su due assi perpendicolari. Se si vede la lettera A inserita esattamente verticalmente all'interno della Y, e provare a combinare diversi punti prospettici. Sì, diciamo che comunque la leggibilità dell'attacco non è mai stata una delle tue priorità. No, anche perché ho detto prima che in realtà io, quando ho iniziato totalmente da autodidatta, sono sempre stato affascinato dalle forme e ho dato sempre precedenza alla struttura, alla forma che è la struttura lettera. E poi successivamente sono andato a recuperarmi nuovamente le lettere, ma a me piace molto la composizione totale, il movimento totale che può dare il pezzo. Prego. Potresti tracciare con la freccia la... Ok. Dovrei poterci disegnare sopra comunque la Y, sì. È 1, 2 e 3. Ok, forse faccio prima ad alzare. Ok, questa è una Y così, fa conto che tu la fai così, no? Quindi questa è la curva e questa è la gamba. Poi abbiamo una A minuscola, quindi la A minuscola ha il cerchio e la gambetta che fa così. Ma voi vi capite, nel senso, perché è proprio importante la lettera, il nome, lo stile, ma vi potete riconoscere, e poi cosa scrivete lì? Date dei codici? No, ognuno scrive il proprio nome. Sì, esatto. E lo stile è fondamentale, nel senso che ogni writer deve, almeno io appartengo alla scuola dove ogni writer deve provare la propria formula stilistica e portarla avanti, esasperarla e portare avanti lo studio, ma anche essere riconoscibile rispetto agli altri. Io ci tengo che quello che faccio io non possa essere confuso con nessun altro, quindi c'è l'importanza del nome, ma l'importanza di quella che viene definita cifra stilistica, nel senso che se tu da un mio lavoro ricavi un rettangolo di 10x10 cm, dovresti sapere che sono io. E così, nel caso di Joyce, nel caso di Pita, di me, così dovrebbe essere nel caso di tutti. Questo è lo studio di quello che è il mio stile, che accompagna, e sia una ricerca mia, nel senso che c'è la sfida con me stesso, della mia ricerca artistica. E io, come molti altri, sono autodidatta, ho fatto storia artistica e cose del genere, e poi anche un confronto con gli altri, è una sorta di sfida, cioè la ricerca personale, ma anche parallelamente la sfida con quello che ti sta a fianco, che è il tuo amico, sì, dipingi con loro, ma c'è sempre una sottintesa competizione, e questo è fondamentale. Cioè, quindi quello che voi scrivete sono soltanto tag, ormai il messaggio. La tag e la firma. Cioè, I messaggi raramente, perché il messaggio necessita del figurativo. Cioè, il messaggio, per essere compreso, necessita di una componente figurativa, oppure che sia scritta. A me non interessa che quello che faccio venga compreso. Cioè, a me interessa che ci sia la mia impronta. Forse è più importante,
io so bene dal principio che i graffiti sono un codice indecifrabile, bisognerebbe studiare tanto per capire, per riuscire a ricomporre le lettere. E non è una cosa che mi interessa. E non ho intenzione di mandare messaggi se non in determinati casi. Cioè, il messaggio in realtà è il gesto di fare, il gesto di dipingere i graffiti, comprende già il messaggio, ovvero la presa di. Lo sviluppo delle proprie potenzialità, cioè il fatto che io da zero prendo e dipingo, mi faccio conoscere, e questo è il messaggio che io esisto, ci sono e ho qualcosa da proporre a livello estetico, e sì, e basta. E poi è lo sviluppo della mia persona attraverso i graffiti e il messaggio. Comunque molto spesso diciamo che c'è una sorta di mini dedica sotto ogni pezzo, che molto spesso è il nome della crew. In questo caso abbiamo la firma di Ama qua, poi qua vedi EAD, che è la crew di Padova, e poi abbiamo FX, che è una crew di New York molto importante, con cui Ama entra in contatto nel 2002 facendo il Meeting of Styles a New York. Questo pezzo è nel 2003. Però prima di andare avanti parlando un po' del viaggio di New York e di Meeting of Styles, visto che c'è una domanda. Vuoi? Io mi domandavo, no? Tu, non avendo fatto nessuna scuola artistica, sì, cioè cosa ti ha spinto a fare i primi esperimenti, ad avvicinarti a questa cosa? È totale curiosità. Poi, se devo essere sincero, anche una certa... Cioè, non so come dire... C'è una certa componente di voler, c'è molto esibizionismo. Io scherzando con i miei amici dico che chi fa graffiti è un po' disagiato, ha dei problemi di ego, perché comunque se tu hai l'esigenza di scrivere il tuo nome in grande su una parete, forse il tuo ego ti sta mandando dei messaggi abbastanza evidenti, e quindi c'è magari una predisposizione artistica latente che poi viene espressa attraverso canali che, appunto, quando abbiamo iniziato noi erano canali non convenzionali. Adesso in realtà tutta la comunicazione, tutta l'estetica dei graffiti è stata assimilata, è un'estetica comunque comune, puoi vedere nella sigla del programma di Italia 1, puoi vedere la tag tipo graffiti, la scritta Zelig è una tag, ti vengono in mente questi esempi qua. E no, però quello che mi ha spinto all'epoca era diverse componenti, sì. Più che altro ricerca, curiosità e anche del sano vandalismo che mi pare quando sei detta così. Come? No. Va bene anche quello. Però in realtà io amo insieme la cosa da bambino. Diciamolo, perché va anche bene. Quindi più spinta creativa che un desiderio di entrare nella più. Come? Più spinta creativa che desiderio di stare nella più. Sì, ma chiunque, penso che qualsiasi espressione del sé sia una spinta creativa, no? Anche. Però sì, ok, quello che ha spinto me era proprio perché io ero affascinato da queste cose. Proprio mi affascinava il vedere la scritta sul muro e vedere. E anche ricollegandomi a quello che chiedeva lei prima, forse l'assenza di messaggio. Perché se uno pensa alle scritte su muri, può leggere, che ne so, ti amo, oppure messaggi politici o quello che è. Però quello è un messaggio definito. Ma l'imposizione del sé, l'assenza del messaggio, è anche un po' quella che è una cosa misteriosa, perché in realtà non sono sempre leggibili, e mi ha affascinato un po'. Allora, parliamo un po'. Ero appassionato di miti giapponesi, mi piaceva la sonorità, tutto qua. Molto semplice. Poi me lo sono portato dietro, cioè ho studiato quelle lettere, non ho mai cambiato nome e ho deciso di evolvere quelle lettere. Anche comunque c'è questa, diciamo, cercare di mettere il proprio nome, però. Cioè, vuol dire che c'è uno sguardo verso un'altra un altro tipo di nome, no? No? Oltre a quello che la nascita ti ha dato per... Questo è abbastanza interessante, cioè apre comunque a una parentesi interessante, perché il nome
nome d'arte lo si usa principalmente per motivi anche legali, se vogliamo, nel senso che oggi c'è gente che usa anche il proprio nome, ma se tu nel mio quartiere tutti sapevano chi ero, se devo scrivere il nome a carattere cubitale così a casa di qualcuno il giorno dopo mi venivano a prendere, diciamo. E certe volte è il fatto che una persona preferisce delle lettere rispetto alle altre. Ma la cosa interessante in realtà è che questo usare un secondo nome porta in determinati momenti alla creazione di un personaggio parallelo, nel senso che io nell'ambiente dei graffiti sono Yama e non sono la persona di quando vado a lavorare, sono un altro personaggio. E con la mia professione difficilmente, poi è venuto anche quello, ma difficilmente avrei avuto la possibilità di girare il mondo o di evolvere una determinata parte di me. E prima abbiamo visto un disegno in Messico, quando siamo stati invitati in Messico a disegnare, è stata una vittoria di Yama, non del me che è conosciuto nella società. Quindi è curioso qualche volta vedere anche come l'alter ego può prendere il sopravvento rispetto alla persona e può, sì, può avere una vita autonoma. Allora adesso molto velocemente, qui vi ho messo un attimo una foto di Pita, vorrei semplicemente dire che nella crew degli AD abbiamo soprattutto Yama, Pita e Maid che lavorano con lo stile 3D. Pita è originario di Prove di Sacco, in realtà inizialmente la sua crew, dove c'era anche Yama, mi pare, erano gli LH, poi anche Pita entra negli AD, loro entrano, Yama e Pita, all'incirca nel 2000, mentre Maid è tra i primi nel 94, e volevo semplicemente farvi vedere questo suo lavoro, perché ne abbiamo parlato poco, però in realtà Pita è veramente fantastico, è riconosciuto a livello internazionale anche lui, e lui è veramente un maestro del 3D, è veramente molto bravo. E tra l'altro adesso Pita sta veramente arrivando a dei livelli di molto, molto asettici, molto, veramente molto interessante, e lavora anche un po' sul trompe-l'œil, cioè se, ad esempio il 3D, si parla tanto di 3D, però secondo me si possono vedere benissimo come dei trompe-l'œil sul muro. Ovviamente questa è un'idea personale. Questo è un altro lavoro di Joyce, corro un attimo perché... Allora, questo è un lavoro di Joyce che è stato fatto nel 2006 via Friburgo a Padova. Tra l'altro, insomma, non per farmi pubblicità, ma ho creato delle mappe con i lavori dei ragazzi a Padova. Se qualcuno è interessato può vederle e andarsene a cercare, perché in realtà è molto bello vederle dal vivo. E questo è quello per cui io vedo molto Joyce nella scultorità della tag, lo trovo molto interessante. E poi questo pezzo è anche quello che poi l'ha portato degli esiti scultori, cioè lui fa anche sculture e fa altre tipologie di lavori, cosa che poi fanno anche altri artisti e poi alla fine vedremo anche più di lavoro meglio. E velocemente, tu nel 2002 hai fatto il primo Meeting of Styles? Sì, 2001. Ed è andato a New York insieme a Peter Lee. In realtà, dopo un'affermazione, diciamo, locale, eravamo curiosi di capire quello che stava succedendo in Europa e appunto io e Pita, di cui avete appena visto un lavoro, abbiamo preso e fatto un tour auto-organizzato, auto-finanziato, seguendo quella che è Meeting of Styles, che è un evento itinerante nel mondo che si basa su quello di cui prima accennavo, che è l'esistente network nel mondo dei graffiti, quindi una organizzazione centrale si mette in contatto di volta in volta con delle scene locali per organizzare degli eventi dove si possono incontrare artisti di tutto il mondo. Questo è fondamentale per, appunto, per lo scambio e anche per il concetto di tentare di creare delle pareti dove si possano incontrare, ragazzi provenienti da tutto il mondo.